in collaborazione con addirittura con un minuto di anticipo. Buonasera, ben ritrovati, le 20 e 29 minuti primi in diretta su TV Oggi Salerno. Buonasera, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Zona Mista News a pochi giorni a questo punto dalla partita salvezza, scontro salvezza allo Stadio Arechi contro il Brescia, perché la Salernitana sì è reduce da un pareggio importante contro il Benevento, ma la classifica è comunque deficitaria e i Granata devono guardarsi le spalle da un calderone dalle mobili della zona play-out. Bollini intanto deve invece fare i conti come al solito con l'infermeria, perché oggi la squadra ha ripreso ad allenarsi. Busellato lamenta un problema al ginocchio e potrebbe essere addirittura a rischio per la gara contro le rondinelle. Se a questo si aggiunge la squalifica di Ocera, che tra l'altro ha rimediato soltanto fra virgolette un turno di stop insieme a Improta, e le non perfette condizioni fisiche di alcuni elementi del gruppo, il quadro è completo. Ne parleremo in compagnia di Enrico Maria Amore, ex centrocampista della Salernitana. Buonasera. Ciao, Enrico. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per aver raccolto il nostro invito. Grazie. Sei sempre pienissimo in giro, su e giù per l'Italia. Quindi Mario, ti ringrazio sempre perché sei sempre caro nell'invitarmi. Io quando posso, le possibilità, mi fa molto piacere essere presente qui nelle tue trasmissioni. Enrico, come giudichi il campionato della Salernitana? Siamo all'ottava barra nona, Salernitana che ha 33 punti e che comunque deve guardarsi le spalle dalla zona playout. Vediamola la classifica. Sicuramente ad inizio anno nessuno ipotizzava un campionato del genere, sicuramente nessuno si auspicava un campionato del genere, quindi indubbiamente c'è tanta amarezza, c'è tanta delusione. È una piazza, è una squadra, una società che non merita sicuramente di partecipare a un campionato del genere, ecco, di sofferenza più che altro. Basta pensare alla domenica prossima, che è l'ennesimo scontro diretto salvezza contro una squadra, quindi da qui alla fine del campionato sarà un continuo scontro salvezza. Quindi secondo te quello che era l'obiettivo minimo stagionale, cioè una salvezza tranquilla, non sarà così? Perché se dici se si arriverà all'ultima giornata... No Eugenio, cioè io credo che chiunque, parlando con qualsiasi addetto ai lavori, quando parli di Salernitana, di Salerno o comunque di una società come la Salernitana, nessuno si auspicava, nessuno comunque può pensare che la Salernitana possa partecipare a un campionato di Serie B e doversi giocare la salvezza fino alle ultime partite di campionato. Quindi si parte da questa idea, no? Da questa idea del... Poi il calcio è bello perché purtroppo può succedere davvero di tutto, però indubbiamente i dati di fatti sono così. I dati di fatti quest'anno sicuramente tutti aspicavano un campionato diverso, un campionato quantomeno la salvezza tranquilla. Enrico, però scusa, perdonami, se come giustamente dici gran parte degli addetti ai lavori facevano queste considerazioni, presumo che le facessero in relazione all'organico che aveva la Salernitana. Allora, se l'organico, se tanto mi dà tanto, perché conti non torna? Io parlo dall'inizio inizio anno. Esatto, magari sì. Anno. Poi dopo è normale che dopo, come è cominciata la stagione, come sono cominciati gli avvenimenti, sappiamo benissimo quello che è successo dall'inizio anno, dal ritiro, dal cambio d'allenatore in corsa, quindi ci sono stati una serie di eventi che hanno un po' cambiato quello che poteva essere, diciamo, l'obiettivo. Però sicuramente la Salernitana, la Salerno, non merita, tra virgolette, di dover lottare fino alla fine, anche perché c'è stato il mercato di riparazione, il mercato di gennaio, che magari avrebbe potuto dare una sterzata di... Usi il condizionale, tu eri a Milano nelle sale dell'hotel... Ma guarda Eugenio, a Milano, quando si dice sei a Milano in quegli ultimi giorni, non sei per far mercato, sei solo per stringere rapporti, per instaurare, diciamo... Cioè, il mercato lo fai prima? Il mercato si fa molto prima, cioè chi fa il mercato lo fa i primi giorni del mese, o quantomeno hai già un'idea di quello che devi fare. Non sono quegli ultimi due giorni che non hanno
dato la possibilità alla Serenità di poter fare un mercato, ecco, quindi sicuramente il mercato si deve fare molto prima. Beh, da questo punto di vista, non per fare da cassa di risonanza o da amplificatore di Enrico Maria More, adesso stavo facendo un po' la conta, qua, così vado a ricordi a mente, 4 uscite barra 5 uscite, 4 barra 5 entrate, calcolando anche poi la vicenda Grillo, effettivamente forse solo sprocati gli ultimi 2 o 3 giorni, ma vari Gomis, Bittante, e Minala sono stati presi prima, Ma quindi infatti, quindi voglio dire, il mercato viene fatto prima, non viene fatto gli ultimi giorni. Poi gli ultimi giorni, magari se capita l'occasione, magari capita la circostanza che può, o per una mancanza, o perché magari può capitare durante le ultime partite, che può succedere un infortunio di qualche giocatore, allora uno ne approfitta per coprire qualche buco mancante, però fondamentalmente il mercato era stato fatto prima. Comunque, ritornando, siamo andati un po' fuori da quello che un mercato era. che non ti ha soddisfatto di Ma il dichiarazione. mercato che non è soddisfatto, non è che posso giudicare, perché io credo sempre che quando bisogna esserci sempre all'interno, bisogna capire le circostanze, le dinamiche, bisogna vivere la quotidianità della squadra per capire realmente quello che va e che non va. Quindi io credo che chi ha operato, chi ha lavorato, l'ha fatto sempre e esclusivamente per il bene della Salernitana. Quello che noi stiamo parlando è gli umori, che sicuramente non sono quelli più felici, soprattutto per la piazza di Salerno, e che, per cui stiamo commentando un'annata un po' così sottotono Anonima. rispetto anonima, ecco, ho detto la parola giusta, anonima, in una piazza che non merita di fare un campionato del genere, solo questo. Allora, vediamo il servizio che abbiamo preparato, perché cominciamo a concentrarci in ottica Brescia, un Brescia che tra l'altro arriva alla Rechi vittima di 2 batoste in un momento delicatissimo. Brocchi ha salvato la sua panchina, ma alla Rechi sarà l'ultima spiaggia. Ma i precedenti, tra l'altro, dicono che le rondinelle alla Rechi hanno sempre fatto bella figura e sono sempre stata una squadra terribilmente ostica per i Granata. Vediamo il servizio, perché parla anche dell'atteggiamento tattico di Bollini. Contro il Brescia sarà ancora tridente. Bollini non ha dubbi sul modulo. Altro discorso sono le pedine. Ieri mattina la squadra ha ripreso ad allenarsi al Campo Volpe ed il trainer Granata ha cominciato a fare le prime prove anti-rondinelle. La difesa del Brescia è la seconda peggiore di tutto il campionato. La leonessa ha incassato qualcosa come 41 reti in 29 partite, più di una incontro. Soltanto la Ternana ha fatto peggio. Bollini è allenatore attento e scrupoloso, anche e soprattutto sui difetti altrui. Il tecnico di Poggiorusco sa bene che la difesa di Brocchi può essere il tallone d'Achille per fare bottino pieno contro le rondinelle ed è sempre più convinto di schierare una squadra a trazione anteriore sabato prossimo nel Principe degli Stadi. Il tecnico si porta dietro soltanto qualche dubbio, ma il rebus più delicato è quello relativo alla sostituzione dello squalificato in prota in attacco. Sulla carta parrebbe scontata la presenza di ritorno di Rosina dal primo minuto, dopo però una settimana a dir poco tribolata che si è lasciata alle spalle. L'ex Zenit domenica scorsa è stato per la prima volta a guardare i compagni dalla panchina per tutta la partita. Per la prima volta nella sua stagione in Granata, infatti, l'attaccante non è stato neppure lanciato nella mischia a partita in corso. Con la Salernitana quest'anno non era mai successo. C'è di più: in una sola occasione Rosina era partito dalle retrovie con lo Spezia alla prima di ritorno, ma Bollini lo aveva comunque mandato in campo ad un quarto d'ora dal termine al posto di Donnarumma. Fin qui il dato, i precedenti, gli equilibri. Ma come dicevamo, le gerarchie prima e dopo la trasferta di Benevento potrebbero essere cambiate in casa Granata. Solo un caso che Rosina in terra sannita non è partito titolare e non è stato neppure impiegato. Bollini ha inserito Sprocati al Ciro Vigorito e, pur avendo ancora un cambio a disposizione, ha lasciato l'ex Zenit soltanto un leggero riscaldamento a bordo campo. Poi il nulla. Sprocati a questo punto si candida ad una maglia da titolare contro il Brescia ed è in ballottaggio proprio con Rosina. Avesse la certezza dei 90 minuti nelle gambe da parte di Sprocati, probabilmente Bollini non ci penserebbe su 2 volte. Il tecnico però ha mostrato di fare molto affidamento alla condizione fisica dei suoi uomini quando deve fare delle scelte.
La gara con il Brescia, classifiche e statistiche alla mano, è terribilmente importante per la Salernitana. Si tratta di uno scontro salvezza. Le due squadre sono separate in graduatoria da due soli punti, con le rondinelle che inseguono, ristagnano in piena zona play-out e sono reduci da due sconfitte di fila. L'ultima contro il Verona a Rigamonti, costata il ritiro punitivo alle porte di Roma con la fiducia a termine concessa a Brocchi. Il Brescia tuttavia è anche una delle squadre che ha uno score di tutto rispetto quando gioca alla Rechi. Nei 17 precedenti a Salerno infatti le rondinelle hanno perso 8 volte, pareggiato 2 e alzato bandiere a Corsara in ben 7 circostanze. E allora il servizio ha provato a raggruppare varie facce di una settimana, di una preparazione al match e di un match delicatissimo. Partiamo dall'argomento più delicato e scottante, argomento Rosina, Enrico. Rosina a Benevento, adesso al di là di tutte quelle che possono essere dietrologie, dichiarazioni, non dichiarazioni ufficiali, Rosina a Benevento non è partito tra i titolari e per la prima volta in questa stagione, perché l'unica volta che non era partito da titolare per un problema muscolare era stato con lo Spezia, poi sempre titolare, ma almeno con lo Spezia è entrato a partita in corsa. A Benevento neanche un minuto. Ora, sabato non ci sarà in prota, sicuramente Bollini giocherà con il 4-3-3 contro il Brescia, Sprocati o Rosina? E gerarchie cambiate, possono capitare queste cose in uno spogliatoio? Ma possono capitare, adesso io ho sentito, ho letto quello che è stato scritto, è stato detto, diciamo anche le smentite della società, quindi la realtà adesso non si sa qual è, si sa che, voglio dire, domenica, sabato contro il Benevento non ha giocato. Questo è un dato di fatto. È l'unico dato di fatto. Adesso sicuramente all'interno sapranno loro come gestire, gestiranno meglio la situazione, ma comunque sia Rosina è un calciatore della Salernitana e io credo che se Rosina ha un valore e che può essere un valore aggiunto per la Salernitana, qualsiasi cosa sia successo deve essere resettata, perché Rosina ha un valore che può essere solo di aiuto. In D'accordissimo momento. Con te, parli da esperto, da ex calciatore. La domanda che ti faccio è, da esperto, la domanda dove è che farlo giocare? Cioè Rosina oggi ha ancora la gamba del 4-3-3 per te? Non ha la gamba del 4-3-3. Però l'anno scorso ha fatto uno dei campionati, Bari, hai ragione. Ha fatto uno dei campionati tra assist e gol. Giocando un 4-2-3, un esterno di destra, però che riusciva più ad accentrarsi e giocava quasi da trequartista. Nel 4-3-3 diciamo che dovrebbe avere un po' più gamba per attaccare la profondità, per fare i tagli, però sicuramente tra giocare a sinistra o giocare a destra forse gli potrebbe riuscire meglio giocare a destra, perché rientrando col sinistro può sfruttare quelle che sono le sue qualità tecniche nel riuscire ad accentrarsi e mettere, diciamo, palle un po' più pericolose. Sicuramente potrebbe essere una soluzione, visto che c'è la mancanza di improva, però non ti garantisco che sicuramente posso dirti che quando è entrato Sprocati sabato non mi è dispiaciuto, perché è entrato con il piglio giusto e quindi potrebbe essere un ballottaggio. Adesso durante la settimana credo che l'allenatore valuterà chi potrà dargli qualcosina in più, chi ha condizioni migliori, e quindi sicuramente chi farà al caso della partita contro il Brescia. A proposito di casi, per chiudere il caso Rosina, da ex giocatore, da addetto ai lavori, una vicenda, perché si è fatto anche un gran parlare quando parlavamo di gerarchie del discorso fascia di capitano, insomma, il fatto che Rosina arriva a due giorni dall'esordio in campionato, gli mettono la maglia numero 10 addosso e la fascia di capitano. Quindi quando tu gli dai la fascia di capitano al numero 10, significa inventa, fai quello che vuoi. Nel momento in cui gli dai la fascia di capitano al numero 10, lui si sente di fare quello che vuole. E la squadra, lo spogliatoio come lo... Ecco, no, ecco, ho capito. Okay. L'ironia. Ho fatto la battuta, è stato un po' ironico, però... allora, bisogna valutare realmente, adesso parlare tanto per parlare, io credo che non è il caso. Bisogna capire quali sono realmente le cose. Allora, partiamo dal presupposto che sia vero il fatto che lui non si è presentato in ritiro. Ok, mettiamo per ipotesi, facciamo l'ipotesi, perché non... Chiariamo, la società ha smentito dicendo che era in permesso. Ma diciamo che se vogliamo però valutare questa situazione qua, sicuramente
cioè è un comportamento, altri giocatori non gradiscono, perché io devo andare in ritiro e tu no, quindi non da capitano. Quindi evitiamo questa cosa qui, perché non credo che sia questo il discorso della fascia di capitano. È normale che se gioca Rosina il capitano gioca, è lui la fascia di capitano. In dubbio, se non gioca non può avere la fascia di capitano in panchina, ma può essergli tolta, cioè se gioca e non è senza più la fascia di capitano, allora, per esempio e perché deve essere tolta? A proposito di quelle gerarchie di cui parlavamo, ma gerarchie non esistono. Allora, nel caso in cui è successo un qualcosa, che allora in questo caso allora togli la fascia di capitano perché hai perso quella che è la qualifica del capitano. Ho capito. Ma nel momento in cui non hai fatto niente, la società comunque smentisce, il motivo per cui devi togliere la fascia di capitano non esiste. Perfetto. 30 secondi, poi ma giusto come appetizer della seconda parte sul Brescia. Brescia in crisi, Brescia che è più pericoloso perché rischia di avere il dente avvelenato, Enrico. Ma no, ma Brescia, io so che c'è una situazione anche societaria che non è limpidissima. Certo. Sicuramente staranno vivendo una situazione particolare, però dai, da queste situazioni alcune volte paradossalmente rischi di essere più forte. Bravo, sì. Rischi di essere più forte perché un po' hai, diciamo, la mente libera, perché hai, diciamo, ti giochi quasi, i giocatori del Brescia si giocano quasi come se fosse l'ultima vetrina anche per loro, per poter eventualmente riuscire a salvare la loro situazione personale, esatto. Quindi paradossalmente sono situazioni più delicate. Poi ci sta che è anche uno sconto diretto, la tensione, giochi in casa, sai che il pubblico rumoreggia magari, e in questo caso bisogna fare un appello, perché il pubblico deve essere quello che deve in questo momento, deve stare vicino alla squadra fino al 90esimo, indipendentemente da quello che può succedere durante l'arco dei 90 minuti. Può succedere anche che la Salernitana possa, facciamo i dovuti scongiuri e le cose, andare sotto, andare per sotto, esempio. Però il pubblico deve stare vicino fino al 90esimo, perché nel giro di 3-4 minuti, 5 minuti, può sempre succedere di tutto, e quindi il sostegno bisogna dare. Poi a fine partita eventualmente si vede quello che è stata la prestazione. Andiamo in pubblicità, subito dopo la seconda parte di Zona Mista News in compagnia di Enrico Maria Amore. Entreremo nel vivo della partita con il Brescia, ma Amore ha parlato anche delle problematiche che sta vivendo il Brescia a livello societario. Ci sono problematiche a livello societario di altri club di serie cadetta, non per guardare in casa altrui e i problemi altrui, che potrebbero, fra virgolette, anche favorire la Salernitana o chi è in lotta per non retrocedere. Restate con noi. Seconda parte di Zona Mista News, 10 minuti alle ore 21 in compagnia di Enrico Maria Amore. Salernitana che deve fare i conti con due assenze, Ogier in prota, Ogier sostituito, scontata il ritorno in cabina di regia di Ronaldo Pompeo da Silva. In prota invece sarà ballottaggio, perché sarà comunque 4-3-3 tra Rosina e Sprocati, che Amore ha visto molto bene. Io direi primi 10 minuti, un quarto d'ora ci ha messo un po' per prendere le misure, si giocava comunque l'inferiorità numerica, no, però poi niente male, è un attaccante da 4-3-3. È entrato in una partita, diciamo, già entrare in una partita in corso è difficile, poi è entrato in una situazione difficile per quanto riguarda la Salernitana, e secondo me invece è entrato veramente bene, perché si è messo a disposizione subito ed è entrato subito nel vivo, riuscendo anche a essere pericoloso in alcuni situazioni. Enrico, oggi non si è allenato Busellato, che fino alla gara con il Benevento è stato anche una sorpresa per certi aspetti, perché oltre al Mastino che conoscevamo ha sciorinato anche delle buone prestazioni, sì, qualitative. Diciamo che forse non gli si addice particolarmente il ruolo da mezzala, esatto, perché diciamo in un 4-3-3 Busellato è adattato nel ruolo di mezzala. Quanti però adattati, ci sono, diciamo, guardando il centrocampo ci sono diversi adattati. Esatto. Quanti adattati al centrocampo? Sì, per il 4-3-3 che ha fatto anche contro il Benevento, vedendo chi ha giocato nei completamente tre di centrocampo, muscolare. Sì, muscolare, non è un 4-3-3 di mezzale, di inserimento, di gamba, che è di qualità lo stesso, quindi. Però diciamo hanno fatto una oggi ha provato al posto di Busellato Della Rocca, che finalmente sembra essersi ripreso completamente dall'infortunio. Potrebbe essere la soluzione? Potrebbe essere una soluzione, anche se venendo dall'infortunio e essendo stato fermo per un periodo di tempo magari. E per te Della Rocca è una mezzala da 4-3-3? A proposito degli adattati. Ma diciamo che ha forse un po' più caratteristiche per poter fare quel tipo di ruolo. E Zito come lo hai visto esterno? Io per dire alto? Zito esterno alto sicuramente è uno dei ruoli che ha fatto durante la sua carriera.
Io sinceramente Zitolo è un giocatore che lo inquadrerei Come mezzala. come mezzala, perché ha qualità, ha gamba, perché avendo giocato anche sempre da esterno, quindi c'ha gamba, è diciamo un giocatore che può stare in un 4-3-3 da mezzala. Enrico, io nel servizio che sto per lanciare, che ho preparato, e anche nei giorni scorsi, cioè dopo Benevento, ho detto, alle volte i numeri non tradiscono quasi mai. Il ritorno in campo di Bernardini, oltre a dare una registrata al pacchetto arretrato, ha consentito a Bollini, che è un fautore del 4-3-3, di tornare alla difesa a 4 e, caso strano, con Bernardini in campo, le prestazioni dei suoi compagni di reparto, solitamente centrali, sono sempre destinate a lievitare. Bernardini è il fulcro, il perno di questa difesa. Ma diciamo che non è un giocatore che ti può cambiare l'assetto, però sicuramente le prestazioni di un calciatore che ti danno garanzie, ti danno sicurezza, possono far crescere anche consapevolezza a quelli che sono i compagni che gli giocano vicino. La prestazione di Bernardini sicuramente è stata una prestazione Positiva. importante, e di conseguenza, però, voglio dire, non è che è stato solo lui, sono stati anche i compagni Certo. di reparto. E diciamo che tutto l'assetto difensivo che ha funzionato. Può anche darsi che sia stato bravo l'allenatore a lavorare in una determinata maniera per riuscire ad ottenere dei buoni risultati. Ti sta convincendo Bollini? Ma Bollini sta facendo il suo percorso, quello che gli era stato chiesto, quindi credo che, con tutte le difficoltà che ha incontrato, credo che sta portando, diciamo, in porto quello che è l'obiettivo. Onde evitare di essere equivocati, perché insomma, molti dicono esonero di Sannino. Chiariamo, Sannino diede le dimissioni formalmente, atteniamoci all'aspetto formale per essere precisi e puntuali. Dimissioni di Sannino, bisogna prendere un altro allenatore, giusto secondo te puntare su Bollini, scelta giusta, o tu avresti orientato il tuo No, sguardo io altrove? non è che posso dire chi potevo. Io ripeto sempre che quando c'è stata una scelta, sicuramente le persone e gli operatori che lavorano per la Salernitana hanno creato e hanno cercato di trovare una soluzione rapida, efficace e sicuramente adatta a quella che potevano essere la squadra della Salernitana. E hanno Quindi fatto centro, secondo te? hanno fatto centro, hanno fatto quello che dovevano fare, quello che vedremo a fine anno. Sicuramente io dico che credo che non dovrebbero esserci problemi, Sulla voglio dire, salvezza. sulla Perché, salvezza, perché stiamo parlando di. attenzione, lo avevamo anticipato anche prima, perché tu prima parlavi del Brescia, però domani c'è una sentenza importante del Sì, Tribunale però. sul Latina, c'è Ok, l'Avellino che ha però io 4 credo. punti Sì, in. Eugenio, però bisogna cercare di evitare È questi vero, discorsi purtroppo è perché. così. Però bisogna evitare questi discorsi, perché i calciatori devono pensare solo e esclusivamente, come tutti credo che lo fanno, a quello che faranno in campo loro. Quello che succede al di fuori del campo e altre squadre non può interessare, perché tu devi fare la corsa su te stesso, non puoi fare la corsa pensando che il Latina fallisce, che il Brescia ha problemi, Che il Pisa che prende il la Pisa prende penalizzazione, che l'Avellino prende la la realizzazione. Cioè, penalizzazione, no, ma pensi che perché non altrimenti. incida? Ma può incidere nel momento in cui tu fai dei risultati, arrivi alla fine dove le altre squadre perdono dei punti, tu li hai acquistati e quindi incide in questo. Però io credo che se tu invece sposti l'attenzione su queste cose qui, perdi quello che è l'attenzione, e la tua, il tuo pensiero, la concentrazione a quello che stai per fare. Veniamo a Brescia, fra 2 giorni, Salernitana-Brescia, che partita ti aspetti? 2 punti in classifica dividono le due squadre, No, ma Brescia. io mi aspetto una partita da parte della Salernitana, non dico all'arrimbaggio perché non è all'arrimbaggio, ma una partita soprattutto dopo la prestazione di domenica, perché la prestazione di domenica deve dare consapevolezza alla Salernitana, che comunque ha una squadra che non merita quella posizione, quindi deve dare consapevolezza che gioca in Il Brescia la casa. merita? Ma la Brescia merita. Il Brescia ha altri problemi che possono incidere, altri problemi che possono incidere. La Salernitana non li ha questi problemi, perché
perché è una società seria, una società solida, una società forte, ha una piazza che comunque dà sostegno e quindi io sono convinto che domenica sabato, la Salernitana fa una partita gagliarda e può questo sarà il crocevia per poter, diciamo, staccare quelle che sono magari le zone basse. E allora sentiamo che cosa ci dice da Brescia collega Erika Bariselli del Giornale di Brescia. Buonasera Erika, grazie per essere con noi. Le ultimissime dal ritiro romano del Brescia. Ciao ragazzi, ben ritrovati, ormai mi sento già una di voi. Allora, le ultimissime, le notizie che abbiamo recuperato da Roma, sede del ritiro punitivo della Brescia, sono quelle di un Carazzolo e di un Blanchard ancora impegnati in un lavoro differenziato. Secondo so che anche giorno... Pinzi è fuori dalla contesa, è vero Erika? Sì, assolutamente. Guarda, Pinzi non lo consideriamo nemmeno, si è infortunato, rientrava dopo un infortunio al piede Pinzi contro il Verona, è entrato dalla panchina e dopo una manciata di minuti si è infortunato alla spalla. Per lui c'è anche il rischio che la stagione possa essere già finita. Intanto dovrà tenere la spalla immobilizzata 3 settimane, poi si vedrà e si faranno ulteriori valutazioni. Sicuramente Pinzi sarà quindi assente per la gara contro la Salernitana. Per il resto, a parte poi i lungo degenti, ovviamente Bisoli e Somma, tutti gli altri dovrebbero essere a disposizione. Vi dicevo di Blanchard e di Caracciolo che in questi 2 primi giorni della settimana hanno svolto allenamento differenziato. Le notizie che ci sono arrivate però sono buone, sono quelle di un completo recupero per entrambi che lavorano a parte rispetto al gruppo soltanto perché un po' acciaccati. Blanchard è alla ricerca ancora della condizione migliore, visto che arrivava da 4 mesi da in attività, sì, a Carpi praticamente non ha mai giocato. Dai Carpi, esatto, e Caracciolo che invece deve convivere con gli acciacchi dell'età. Però ci hanno detto che soprattutto l'airone sta volando, diciamo così, verso il recupero completo. Intanto quest'oggi, proprio facendo la marcia d'avvicinamento giornalistica alla trasferta di Salerno, siamo andati a vedere un po' le statistiche relative all'andazzo in trasferta del Brescia, un andazzo completamente disastroso prendendo in considerazione anche il girone di ritorno della passata stagione. Pensate, nelle ultime 24 partite in trasferta il Brescia è riuscito a vincere una sola volta. E sapete quando cominciò la crisi del Brescia fuori casa? Con la Salernitana. L'ultima trasferta di Salerno, esattamente. Sì, 3-0. È stata anche l'ultima partita di Torrente alla Rechi, quella lì, Erika, perché poi andò alla Spezia, perse, fu esonerato e arrivò Menichini che portò in porto la nave. Però anche io sono andato a spulciare un po' di dati e di statistiche, volendo fare i debiti scongiuri, e che sembra che stiamo facendo il ping pong, Erika. Il Brescia però c'ha una statistica importante a Salerno, cioè 17 incontri, 8 sconfitte, ma anche 7 successi contro i Granata fuori casa e due soli pareggi. Insomma, quindi sono sempre belle partite. Come giocherà Brocchi, Erika? Eugenio, ce la stiamo buffando a vicenda, mettiamola così. Appunto. C'era una battuta di Pulp Fiction che non posso dire perché siamo ancora in area protetta. Però sembra. Magari ci sentiamo io e te fuori onda e mi fai la battuta di Pulp Fiction. Guarda, abbiamo ancora dei grossi dubbi su come Brocchi affronterà la trasferta di Salerno. Il dubbio è tra il 4-3-3, 4-2-3-1. Oppure il 3-5-2, un modulo, questo secondo, che Brocchi ha spesso utilizzato in trasferta, che in qualche circostanza si è anche rivelato redditizio e che proprio sabato pomeriggio Brocchi potrà tornare a fare perché rientra a disposizione dopo la squalifica Colì, che lì sulla fascia sinistra è un pochino l'elemento che può fare la differenza, che può consentire qualche variante tattica in più. Sappiamo che Brocchi è ancora molto 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 indeciso, domani crediamo di poterne sapere un qualcosina di più, però anche con Caracciolo e Blanchard, come vi ho detto, non ancora al 100%, quest'oggi non è stato provato nulla in tema di formazione con Brocchi, che ha mischiato abbondantemente
le sue carte anche con i giocatori con i quali è intenzionato a mantenere il più stretto riservo, li vuole tenere tutti quanti sulla corda fino all'ultimo. Bene così Erika, grazie, grazie, ci sentiamo domani sera, grazie a Erika Bariselli del Giornale di Brescia per le ultimissime. Buon lavoro. Grazie Erika, siamo in conclusione, io mi devo scusare con i telespettatori perché so che ci sono delle problematiche al nostro sito internet, Giuseppe però è stato uno dei, insomma, degli stacanovisti che è riuscito comunque a bypassarle e ci scrive al nostro sito internet tvoggisaleno.it al link zona Mista News. Buonasera Eugenio, anche stasera mi sono venuti i brividi a sentire le possibili scelte di Bollini per sabato, soprattutto a centrocampo e per il caso Rosina titolare, siamo alla 30ª e abbiamo vinto 7 partite, di cosa vogliamo ancora parlare? Rosa, allenatore e società inadeguate alla categoria, il resto le solite chiacchiere, speriamo nella dea bendata. Sei d'accordo Enrico? Salerno vive di questi eccessi, no? Eccessivo pessimismo, eccessivo ottimismo. No, allora, l'abbiamo premesso all'inizio, è un'annata dove la gente sicuramente non è contenta, credo che nessuno si aspettava un'annata del genere. Adesso voglio dire, il concetto proprio dell'anonimato non riflette Salerno e la piazza, no? Però adesso, giustamente, adesso si è arrivata alla 30ª, devi arrivare a 42, mancano 12 partite, intanto concludi la stagione, tanto non ti può cambiare, ti può cambiare solo in negativo, in positivo non ti può cambiare, cioè al di là della salvezza, è difficile dire posso fare i playoff, ok? Allora è inutile adesso star lì a rimuginare, a dire, a criticare. Si finisce questa stagione e dall'anno prossimo si ricomincia. Però deve finire in maniera giusta questa stagione, inutile star quantomeno dignitosa. Dignitosa. D'accordissimo. Siamo in conclusione, me l'ero riservata per ultima, anche se ti chiedo, conoscendo la tua competenza, la tua professionalità, ci vorrebbero 3 trasmissioni, ma proprio concettualmente, genericamente, quando parliamo di giovani, di belle speranze. La domanda in 30 secondi, se ci riesce, hai il dono della sintesi. Il settore giovanile della Salernitana, una volta fiore all'occhiello, oggi si fa a gara, una volta si diceva sei sotto il giornale, tutte le formazioni, eccezion fatta per una, vivono un momento di... Perché? Allora, io ti dico solo che mi ricordo del settore giovanile della Salernitana all'epoca di quando c'era Enrico Coscia. Esattamente. E mi ricordo che un responsabile del settore giovanile era Enrico Coscia e mi ricordo anche... veramente mi ricordo un settore giovanile importante. Ma io credo che tu ricordi anche tanti giocatori che ancora adesso sono in Serie A, frutti da quel di momento in poi. Io credi faccio fatica veramente perché un po' non l'ho seguita, un po' perché... Però io so che tu giri tutta Italia e anche l'estero a vedere giovani, a vedere Eugenio, settori giovanili. Sì Eugenio, però apriamo un argomento, esatto. Veramente detto non riusciamo... Non riusciamo a uscirne fuori, purtroppo ci sono tante, le problematiche sono tante, però... No, perché potrebbe anche essere che non hai il volano, io credo che questo territorio abbia delle potenzialità. Sì, no, le potenzialità ci sono, bisogna capire come lavori, le strutture che hai, avere le che potenzialità c'hai e le idee, soprattutto le idee. Però io vedo che è ormai è una moda quella di avere i settori giovanili perché sei obbligato ad averli e non perché credi di poter ottenere qualcosa. Esaustivo Enrico Maria Amore, siamo in conclusione a questo discorso della moda e aggiungo soltanto una cosa, che anche a conti fatti quella moda di averlo soltanto per averlo, alla fine non paga, perché se vedi l'Atalanta che investe tanto su questo sgabello, io non mi stancherò mai di dirlo Enrico, c'è stato Guglielmo Stendardo che ci ha raccontato che l'Atalanta, probabilmente a noi sono venuti i capelli bianchi, lo posso dire, però insomma noi ci siamo stupiti, tu probabilmente lo saprai, investe 4, 5, 6 milioni di euro all'anno. Per il settore giovanile. Okay, e stiamo parlando di nulla, in confronto se andiamo all'estero dove sono obbligati a investire il 20% del fatturato della prima squadra sul settore obbligati. Giovanile. Sì, ecco. Quindi la mentalità che è completamente diversa. Perfetto, chiarissimo. Quindi mi hai chiesto di essere sintetico e ho sintetizzato. Perfetto, grazie, grazie Enrico Maria Amore, in bocca al lupo per il tuo lavoro che fai e svolgi sempre in maniera impeccabile e professionale. L'appuntamento con Zona Mista News è domani sera puntuale alle 20.30 su TVOG Salerno, solito, classico, tradizionale, standard, ciao. In collaborazione con...
Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.